Grazie, buongiorno a tutti voi. Allora, sarò più breve del previsto perché molte cose le hanno già dette. Allora, nell'elenco dichiaro che condivido gran parte degli interventi di Rixi, Divina, Volpi, Bitonci, Candiani e altri due che, essendo più giovani di me, non conosco di nome, ma li condivido, avrete capito di chi parlo. Dunque, siamo qui e non era scontato essere qui, perché solo 2 anni fa eravamo morti. Siamo qui. Non solo vivi, ma anche in ottima salute, e anche questo non era scontato. Siamo qui grazie certamente a 2 persone che hanno raccolto la Lega in un momento difficile. Prima, ricordiamolo, Roberto Maroni, che ha affrontato il primo passaggio dei due che sono serviti per rimetterci in carreggiata. Eravamo un po' come la Concordia, pronti al naufragio, feriti, morti, poi piano piano la macchina si è rimessa in moto, prima Maroni e poi Salvini. E siamo tornati, io vi dico, i dati delle Marche, perché è inutile che vi racconti quelli di casa vostra che sapete. Beh, nel 2013, febbraio, risultato 6.600 voti. Io non parlo di percentuali perché una cosa che ha sempre insegnato Umberto Bossi è guardare i numeri, non tanto le percentuali che possono essere fuorvianti. Bene, solo un anno dopo, a guida Salvini, alle europee, 21.500 voti, praticamente gli stessi che avevamo nel 2008, 22.000. Quindi mi pare che un più 350 si commenti da solo. E certamente è stata una sfida coraggiosa e anche rischiosa, perché prima Maroni e poi Salvini ci hanno messo la testa, perché se qualcosa andava storto, se i voti non arrivavano, se il Basta Euro non piaceva o se le nuove proposte non piacevano, beh, i primi che sarebbero stati crocifissi, anche da dentro probabilmente, sono stati loro. Però, fortunatamente per tutti noi, ma fortunatamente soprattutto per la nostra gente, non dimentichiamo mai che noi siamo un partito che rappresenta i nostri popoli, non siamo qui per noi stessi. Ebbene, questi risultati sono arrivati. E adesso dobbiamo, secondo me, fare 2 cose. Tralascio, ripeto, volevo dire altri punti, ma è inutile ripetersi. Noi dobbiamo fare caso a una cosa, e cioè che gli unici movimenti che hanno veramente sfondato sono stati Renzi e Grillo, cioè 2 movimenti che guarda caso hanno leader molto forti e sono abbastanza gerarchicamente strutturati. Cioè, in sostanza, se uno non ritiene di star troppo dentro alle linee di Grillo o di Renzi, si accomoda altrove, come io penso sia giusto perché nessuno deve essere costretto a forzare le proprie idee. E quindi io chiedo, chiedo al segretario federale e al Consiglio federale di continuare con questa linea di rispetto della gerarchia, rispetto degli organi statutari liberamente eletti, rispetto delle linee politiche, perché solo così noi non solo vinceremo come stiamo vincendo, ma ci si aprono praterie immense. Guardate, io vengo da una regione dove non è che siamo estremamente forti, ma quando tu vai per strada e senti gente che non ci vota o che addirittura è in altri movimenti, che dice: ma quel Salvini mi piace, ma non vi ho mai votato, ma adesso vi voterei perché mi piace la linea, ma siete l'unica speranza, ma siete gli unici che si battono per cose importanti, beh, io un pensierino ce lo farei. Abbiamo avuto questa grande fortuna di avere ritrovato una grande unità, una grande amicizia. Guardate, era tanto che la Lega per anni non riusciva a scendere in piazza in modo così unitario, eppure ci siamo visti a Torino 2 volte, ci siamo visti a Cesenatico, ci siamo visti a Milano, ci siamo visti in tanti posti dove siamo tornati un blocco unico. Io credo che l'unità sia veramente il luogo la cosa, il valore più importante da conservare ed incentivare. Un'altra battuta che mi veniva adesso dal discorso di Candiani, è verissimo, infatti io ricordo che nei momenti clou io perdevo, io e i dirigenti, i nostri bravissimi dirigenti marchigiani, segretari provinciali che hanno sputato sangue, perdevano più tempo a convincere certi iscritti che non gli avversari. Questo non deve più accadere. Grazie. Grazie.